Buonasera Agnese. Buonasera Carmine. La Divina Commedia per tutti. Inferno, canto primo. Il primo canto dell'Inferno, prima cantica di questo geniale poema, grandiosa opera letteraria, che si pone sicuramente come una delle creazioni artistiche più elevate nella storia del genere umano, costituisce una sorta di prologo del viaggio oltremondano di Dante, il quale, nella perfetta scansione simmetrica del suo lavoro, aveva previsto un numero di canti, 33, identico per ognuna delle tre cantiche, per cui l'Inferno presenta appunto il primo dei 34 canti da cui è composto come un proemio generale al poema. Esso inizia con il suo autore, Dante, che immagina di essersi smarrito in una notte in una tenebrosa selva, simbolicamente rappresentante un letargo della sua anima. Siamo nella primavera del 1300 e Dante ha 35 anni, anche se all'epoca in cui scrive questi versi ne sono passati 5 o 6. Vale a dire che egli si trova a metà del suo percorso terreno, nel mezzo del cammin di nostra vita, considerando che l'arco temporale di una vita umana era considerato all'epoca pari idealmente a 70 anni. Egli immagina ad un certo punto di trovarsi ai piedi di un colle illuminato dai raggi del sole che sta sorgendo, allegoricamente presagio di bene, e si illude perciò di essere ormai uscito dal mare tempestoso dell'errore che stava caratterizzando la sua vita. Egli allora comincia lentamente a salire lungo quel pendio, quando il suo cammino viene interrotto dall'apparizione minacciosa davanti a sé di tre animali, vale a dire una pantera o leopardo maculato, un leone ruggente e una lupa affamata, che sembrano bloccargli ed annullargli ogni residua speranza di salvezza, dal momento che simbolicamente essi rappresentano altrettanti peccati o tentazioni, corrispondenti rispettivamente alla lussuria, la pantera o il leopardo, alla superbia, il leone, e alla cupidigia o avidità, la lupa. Risprofondato in basso, egli avverte il pericolo di essere ormai di nuovo perduto, quando gli appare una sorta di fantasma in sembianze umane, al quale egli si rivolge chiedendo pietà. Alle sue prime parole pronunciate nel poema, l'ombra risponde presentandosi attraverso una splendida perifrasi. Perifrasi, figura retorica frequentemente usata nel corso dell'opera, come il poeta latino Virgilio, il quale rimprovera Dante per essersi subito arreso davanti all'ostacolo delle tre fiere. A questo punto Dante pronuncia un entusiastico elogio dell'autore dell'Eneide, al quale riconosce ed attribuisce un modello di stile poetico veramente elevato, da cui egli ha potuto trarre ispirazione, sia per le pagine più alte del poema che per le altre sue opere. Dopodiché, alla sua finale richiesta di aiuto, Virgilio risponde invitandolo ad affrontare un viaggio di natura diversa dalla diretta scalata del colle, già di per sé difficile per qualunque essere umano ed oltretutto in questo caso ostacolato ulteriormente dall'insidia delle tre fiere, con particolare riguardo alla lupa affamata, rappresentante l'avidità o cupidigia, la quale peraltro viene profeticamente destinata ad essere ricacciata nell'inferno dall'arrivo di un misterioso cane da caccia, il veltro. Virgilio pertanto invita Dante a superare la sua crisi spirituale compiendo un viaggio attraverso i tre regni oltremondani, inferno, purgatorio e paradiso, per i primi due dei quali si propone egli stesso come guida e preannunciando in questa veste, lungo l'ascesa del paradiso, l'intervento di un'anima più degna di lui che è escluso dalla salvezza in quanto pagano. Di fronte a parole così autorevoli, il canto si conclude con Dante che si affida completamente a questa guida voluta dal cielo, più sereno e più preparato alla difficile impresa. Versi 1-12. A metà del cammino della sua vita, Dante si ritrova in una selva oscura e selvaggia, irta e intricata di pruni, il cui orribile aspetto lo spaventa anche al solo pensarvi. Egli, pertanto, non si era nemmeno accorto di esservi entrato, dal momento che il suo animo era assonnato e intorpidito. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Tanto è amara che poco è più morte.
ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò dell'altre cose che vo scorte. Io non so ben ridir com'i vi entrai, tanto era pien di sonno a quel punto, che la verace via abbandonai. Giunto alla metà del cammino della nostra vita, Il primo verso del primo canto dell'Inferno, famoso diciamo a livello mondiale, parla di questa metà del cammin di nostra vita che simbolicamente equivale ai 35 anni, in quanto, secondo un'opinione comunemente accolta, nel 1300, essendo Dante nato nel 1265, ed essendo ritenuta pari a 70 anni la durata della vita umana, diventa appunto l'età di 35 anni. È possibile anche da questi riferimenti alquanto generici per il momento, ma che verranno precisati nel corso del poema, poter stabilire con esattezza anche il giorno, il mese e l'ora in cui tutto questo avviene. In quanto, come si vedrà poi successivamente nel canto 21, sempre dell'Inferno, ai versi 112 e 114, si potrà retrodatare la morte di Gesù di 1266 anni, un giorno e 5 ore, con la conseguenza finale che l'azione che si sta svolgendo avviene alle 7 del mattino del sabato santo dell'anno 1300, che corrispondeva all'8 di aprile. Mi ritrovai dentro un bosco buio, simbolo della vita peccaminosa, perché avevo smarrito la giusta direzione, la via virtuosa. Ahi, quanto è doloroso dover riferire che cosa era questa foresta incolta e intricata e impervia, che solo a ripensarci si rinnova in me il senso di paura. Tanto è angosciosa che solo di poco più lo è la morte. Tuttavia, per riferire anche delle cose buone che vi ho trovato, racconterò delle altre cose che vi ho visto. Io non so raccontare esattamente in che modo vi entrai, tanto ero così confuso in quel momento per aver abbandonato la giusta direzione. Versi 13-30. Giunto al limite della selva, Dante scorge un colle la cui cima è illuminata dal sole. Alla pari di un naufrago che, uscito da acque pericolose, rivolge il suo sguardo verso il mare da cui è riuscito a salvarsi, Dante rivolge lo sguardo verso la selva rimasta alle sue spalle e, dopo un breve riposo per rinfrancare le forze, riprende il cammino verso la cima del colle. Ma poi chi fui al piè d'un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta che nel lago del cor m'era durata la notte ch'i passai con tanta pietà. E come quei che con l'ena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, ch'ancor fuggiva, si volse arretro a rimirar lo passo che non lasciò giammai persona viva. Poiché posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia diserta, sicché il più fermo sempre era il più basso. Ma dopo che fui giunto ai piedi di un colle, il colle che rappresenta la via della virtù, nel punto in cui terminava quella valle, nella quale si trova la selva oscura, quella valle che aveva afflitto il mio cuore di paura, guardai verso l'alto e vidi la sua cima e il suo pendio già illuminati dai raggi del sole. Qui abbiamo una perifrasi, perché il sole in questo verso viene indicato col termine pianeta, in quanto all'epoca di Dante era in vigore il sistema tolemaico che considerava la Terra al centro dell'universo e il sole che era uno dei 7 pianeti che girava intorno ad essa. Sole che guida ogni individuo verso la retta via, qui si ricollega alla diritta via del verso 3. Allora il senso di paura si acquietò un po', dopo che si era consumata nel profondo del mio cuore. Secondo le credenze medievali, nella profonda cavità del cuore si raccoglieva il sangue
in seguito a forti emozioni, a causa delle quali si provocava il pallore. Quindi, dopo che si era consumata nel profondo del mio cuore, la notte che io avevo trascorso pieno di angoscia. E come il naufrago che con respiro affannoso, uscito fuori dal mare in tempesta e raggiunta la riva, si gira a guardare con insistenza l'acqua tumultuosa, così il mio animo che ancora fuggiva il pericolo. E questo verso vuole indicare in particolare che anche se il corpo si è fermato a causa dell'affanno e della stanchezza, l'animo, inteso come volontà, ancora fuggiva il pericolo. Si girò indietro per riguardare il luogo dello smarrimento, la selva oscura, che non ha mai lasciato sopravvivere nessuno. Anche qui abbiamo una metafora in cui, con la quale si intende che il peccato conduce alla dannazione colui che non sa liberarsene. L'interpretazione del verso è stata oggetto di vari significati. Qui si è preferito quello più generalmente accettato, il quale intende che come soggetto e persona viva complemento oggetto, contrariamente ad altre interpretazioni che avevano invertito i termini grammaticali. Dopo che ebbi fatto riposare un po' il mio corpo stanco, ripresi il cammino lungo il pendio del colle, in modo che il piede fermo era sempre più basso dell'altro. E qui poi vedremo, cioè qui si riprende una teoria agostiniana che intendeva l'anima come il corpo in possesso di due piedi, uno che conduceva verso il bene e l'altro verso il male. Versi 31-60. Proprio mentre egli inizia la salita, gli si para davanti una lonza, leopardo o pantera, leggera e veloce, che gli sbarra il cammino. Tuttavia, grazie al momento favorevole costituito dall'ora e dalla stagione, ci troviamo nella mattina dell'equinozio di primavera, vale a dire del momento in cui il sole è allo zenith dell'equatore, per cui i suoi raggi cadono perpendicolari all'asse di rotazione della Terra, con la conseguenza che il giorno e la notte hanno più o meno la stessa durata, Dante sembra riprendere momentaneamente la speranza di raggiungere la sommità del colle, anche se la speranza stessa svanisce quasi subito all'apparire di un leone che avanza ruggendo minaccioso e di una lupa magra ed affamata, la quale anzi, muovendo contro Dante, lo ricaccia poco a poco nella selva oscura. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel macolato era coperta. E non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino, chi fui per ritornar più volte volto. Tempera dal principio del mattino, e il sol montava in su con quelle stelle che eran con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Sì che a bene sperar m'era cagione di quella fiera alla gaetta pelle. L'ora del tempo e la dolce stagione, ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi parea che contra me venisse con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aere ne tremesse. Ed una lupa che di tutte brame sembiava carca con, nella sua magrezza, e molte genti fe già viver grame, questa mi porse tanto di gravezza, con la paura ch'uscia di sua vista, ch'io perdei la speranza dell'altezza. E qual è quei che volontieri acquista e giugne il tempo che perder lo face, che in tutti i suoi pensier giugne e s'attrista? Tal mi fece la bestia senza pace, che venendomi incontro a poco, mi ripigneva là dove il sol tace. Quando ecco che, quasi all'inizio della salita, mi compare davanti una lonza molto veloce e agile. Allora, qui abbiamo la lonza che è la prima delle tre fiere che compariranno nell'arco di una quindicina di versi. Dopo la lonza verrà un leone e poi ancora una lupa. La lonza, il leone e la lupa non sono nient'altro che dei simboli allegorici con cui Dante fa riferimento a tre vizi che affliggono il genere umano, che sono
appunto la lussuria per la lonza, la superbia per il leone e l'avidità o la cupidigia per la lupa, che tra l'altro lui ritiene il vizio più dannoso per l'umanità. Per quanto riguarda la lonza in particolare, va solo detto che probabilmente lui ebbe occasione di vederne un esemplare che era esposto nel comune di Firenze. Che era ricoperta da un pelo screziato e non mi si toglieva davanti, anzi ostacolava così tanto il mio viaggio che io mi volsi più volte per tornare indietro. Era il principio del mattino. Questo verso scandisce per bene la cadenza del giorno. Secondo all'epoca di Dante, il giorno veniva considerato, cominciava con il sorgere del sole quanto alle ore diurne, e in particolare intorno alle 6, per cui abbiamo le 12 ore che vanno fino alle 6 del pomeriggio, che sono le ore diurne. Dalle 6 del pomeriggio cominciano le ore notturne, che terminano poi alle 6 della mattina successiva. E il sole sorgeva congiunto con quelle stelle, che erano con lui anche quando l'amore divino, parafrasi per indicare Dio, impresse agli altri il primo moto della creazione. Anche questa è una perifrasi, questa figura retorica. Con questi due versi lui fa riferimento alla costellazione dell'Ariete, nella quale si trovava il sole all'atto della creazione. Così che c'era motivo di non temere per la presenza di quella fiera dal mantello screziato, sia per l'ora mattutina che per la dolce stagione. Egli ritiene di trovarsi in un momento astronomicamente favorevole per sfuggire al pericolo della lonza, sia a causa dell'ora del giorno, che era il mattino, sia a causa della stagione, che era la primavera. Ma non al punto che non mi provocasse paura la vista di un leone che mi apparve davanti in quel momento. Questo sembrava dirigersi verso di me con la testa alta, tipico aspetto del superbo, e con una fame rabbiosa, tanto che pareva che anche l'aria manifestasse un tremore. E l'apparizione di una lupa, che di ogni cupidigia sembrava piena nel suo magro aspetto e rese afflitte le vite di molti esseri umani. Mi procurò così tanto turbamento a causa del timore provocatomi dal suo aspetto che io persi la speranza di raggiungere la cima del colle. Quindi qui teme di ricadere nel peccato. E come colui che accumula ricchezza sempre più volentieri, l'avaro, fino a quando arriva il momento in cui perde tutto, per cui rimane totalmente vittima di pianto e tristezza, così mi rese quella bestia irrequieta che, venendomi incontro piano piano, mi respingeva là dove regna l'oscurità totale. Questa è una bellissima espressione di cui si serve Dante, in quanto non dice là dove il sole oscura, ma dice là dove il sol tace, quindi abbina la sensazione della vista con quella dell'udito e crea, partorisce questa bellissima frase. Versi 61-99. Mentre retrocede verso la selva, Dante vede una figura umana e le si rivolge chiedendole aiuto, pur non riuscendo a distinguere se si tratta di un'ombra o di un uomo vivo. L'ombra gli risponde di essere stata un tempo un uomo e quindi di essere l'anima di un defunto, rivelandogli poi di essere l'anima di Virgilio e invitando Dante a proseguire nell'ascesa verso la cima del colle, vero e proprio principio di ogni completa felicità. Umilmente Dante risponde esaltando il suo interlocutore come onore e lume degli altri poeti, nonché come suo autore preferito e suo maestro, e proprio in qualità di suo discepolo lo prega di aiutarlo e liberarlo dal pericolo della lupa. Virgilio, rincuorandolo, lo esorta ad incamminarsi lungo un percorso diverso, atteso che la lupa è così pericolosa non solo in quanto impedisce il cammino, ma anche perché è in grado di uccidere chiunque le si trovi sulla sua strada. Mentre chi rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran diserto, miserere di me, gridai a lui, qual che tu sii, o d'ombra o d'omo certo. Rispuosemi, non omo, omo già fui,
e i parenti miei furono lombardi, mantuani per patria ambedui. Nacqui subiulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buono Augusto, nel tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui e cantai di quel giusto figliuol d'Anchise che venne di Troia, poiché il superbo Ilion fu combusto. Ma tu perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte che è principio e cagion di tanta gioia? Or sei tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlar sì largo fiume? Risposi io lui con vergognosa fronte. O degli altri poeti onore e lume, vogliami il lungo studio e il grande amore che m'ha fatto cercar lo tuo volume. Tu sei lo mio maestro e il mio autore, tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stilo che m'ha fatto onore. Vedi la bestia per cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, ch'ella mi fa tremar le vene e i polsi. A te convien tener altro viaggio, rispuose, poi che lagrimar mi vide, se vuo campar desto loco selvaggio, che quella bestia per la qual tu gride non lascia altrui passar per la sua via, ma tanto lo impedisce che l'uccide. E a natura sì malvagia e ria che mai non empie la bramosa voglia e dopo il pasto ha più fame che pria. Mentre venivo risospinto verso il fondo della valle, davanti ai miei occhi diventò visibile chi, per essere rimasto a lungo silenzioso, sembrava non avere più voce. Appena mi accorsi della presenza di costui nella valle deserta, «Abbi pietà di me», gli gridai, «chiunque tu sia, o anima di un trapassato, oppure persona reale». Egli mi rispose, «Non sono un uomo in carne ed ossa, sono stato un uomo, e i miei genitori furono lombardi». Questo lombardi tecnicamente viene definito un anacronismo storico, perché è chiaro che all'epoca di Virgilio la Lombardia o il termine lombardo non esisteva, essendo una derivazione dal termine longobardo. Però Dante comunque lo ha tenuto per dare una certa valenza al personaggio. Ecco. Entrambi di origine mantovana. Nacque al tempo di Giulio Cesare, ma troppo tardi per essere conosciuto da lui. E infatti Giulio Cesare morì nel 44 a.C., quando Virgilio aveva solo 26 anni e non era ancora, diciamo, conosciuto per i suoi meriti poetici. E vissi a Roma durante l'impero del valoroso Augusto, al tempo degli dei falsi e bugiardi. E cioè gli dei pagani, quando ancora il cristianesimo era di là da venire. Sono stato un poeta ed ho cantato di quell'uomo giusto, Enea, figlio di Anchise, che arrivò da Troia dopo che la superba Ilio fu incendiata. Ilio è l'altro nome di Troia, il cui incendio e la cui distruzione verranno però ricordati nel Purgatorio tra gli esempi della superbia punita. Ma tu perché ti fai prendere da tanta pena? Perché non prosegui la salita verso il monte illuminato, cioè dai raggi del sole, cioè Dio, che è principio e causa di ogni beatitudine? Ora tu sei quel Virgilio e quella fonte di eloquenza di cui dispensi una tale copiosa quantità, gli risposi io con atteggiamento umile. O onore e luce di tutti gli altri poeti, mi valga verso di te il lungo studio e il grande amore che mi ha fatto cercare e studiare le tue opere. Tu sei il mio maestro e il mio autore preferito. Tu sei colui dal quale soltanto io ho ricavato l'elevato stile poetico al quale mi onoro di appartenere. In questo caso Dante allude allo stile tragico, alto e solenne, che era proprio dell'epica e della grande lirica, di cui maestro riconosciuto era Virgilio. Poi nel De Vulgari Eloquentia, un'altra sua opera molto famosa, distingue tre tipi di stile: quello tragico, appunto, lo stile comico mediocre, tipico della commedia, e quello elegiaco o stile umile. Vedi la bestia, la lupa, che mi ha fatto tornare indietro. Aiutami da lei, grande e famoso poeta, perché ella mi fa tremare le vene e le arterie.
cioè ogni luogo in cui pulsa il sangue. A te conviene seguire una via diversa. Quindi Virgilio consiglia Dante di non proseguire nella diretta salita al colle, che ormai è resa impossibile dalle tre fiere, in particolar modo dalla lupa, che impedisce il cammino verso la virtù e la felicità, ma attraverso un percorso più lungo, e cioè attraverso i regni dell'oltretomba. Così avrà modo di poter sperimentare direttamente sia la conoscenza del peccato nell'inferno che quella della purificazione nel purgatorio. Rispose quello, dopo che mi vide piangere, se vuoi salvarti da questa orrida selva, perché questa lupa per la quale tu piangi non lascia passare nessuno per la sua strada, ma tanto lo ostacola che alla fine lo uccide. Anche qui c'è una espressione metaforica, in quanto alla fine lo uccide, vuole indicare che la cupidigia, quindi la lupa, impedisce all'umanità il raggiungimento della felicità terrena. Ed è di natura così malvagia e cattiva che non soddisfa mai la sua ingorda voracità e dopo aver mangiato ha più fame di prima. Versi 100-111. Virgilio prosegue il suo discorso, rilevando che l'opera nefasta della lupa sulla terra proseguirà finché non giungerà un veltro, vale a dire un salvatore, a liberare il mondo dalla sua presenza. Per mezzo di un oscuro linguaggio tipico delle profezie, il veltro è designato attraverso alcune caratteristiche, quali il fatto che non si ciberà né di terra né di peltro, ma sarà nutrito solo di sapienza, amore e virtù, e che la sua nascita avverrà tra feltro e feltro. Esso rappresenterà la salvezza dell'Italia, per la quale erano morti i primi eroi cantati da Virgilio, e caccerà definitivamente nell'inferno la lupa che da lì era uscita. Molti sono gli animali a cui s'ammoglia, e più saranno ancora, infin che il veltro verrà, che la farà morir con doglia. Questi non ciberà terra né peltro, ma sapienza, amore e virtute, e sua nazione sarà tra feltro e feltro. Di quell'umile Italia fia salute per cui morì la Vergine Cammilla, Eurialo e Turno e Niso di Ferute. Questi la caccerà per ogni villa, finché l'avrà rimessa nell'inferno, là onde invidia prima di partirla. Molti sono gli uomini. Gli uomini qui vengono chiamati col termine di animali, che era appunto, secondo la maggior parte delle interpretazioni, il termine, il significato attribuito all'essere umano. Del resto, anche nelle epistole Dante userà questo termine. A cui ella, la cupidigia, si unisce, e saranno sempre di più, fino a quando il veltro... Il veltro letteralmente è un cane da caccia che è adatto perciò a scacciare la lupa. Comunque questo termine ha costituito un oggetto di grandi interpretazioni molto diverse. Alcune hanno dato adesso un significato di carattere religioso, identificandolo con il Papa o con un alto ecclesiastico. Altri invece lo abbinano alla figura dell'imperatore in quel periodo, in particolare Enrico VII, che era la grande speranza di Dante per la rinascita dell'Italia. Arriverà e la farà morire con dolore. Questo, il veltro, non sarà avido di terra né di peltro. Anche qui abbiamo due, diciamo, perifrasi, perché per terra si intendono i domini territoriali, per peltro si intendono le ricchezze, in quanto il peltro era una lega metallica di piombo e stagno che stava per denaro. Ma di cibi spirituali come la sapienza, l'amore e la virtù. Sono questi i valori supremi identificati nella figura della Trinità. E quindi per sapienza si intende il Figlio, per amore si intende lo Spirito Santo e per virtù si intende il Dio Padre, insomma. E la sua nascita sarà di umili origini.
queste umili origini è un altro dei grandi enigmi interpretativi che hanno dato origine a varie interpretazioni. Qui si preferisce accettare la interpretazione più autorevole che fa capo al significato di feltro come tessuto umile, di cui in particolare venivano rivestiti i frati, anche se c'è qualche altra interpretazione che la attribuisce adesso un riferimento territoriale nella zona soprattutto del Ferrarese, Veneto-Emilia, come origine, territorio di origine di questo veltro. Sarà la salvezza di quella infelice Italia per la quale morirono la Vergine Camilla, Eurialo, Turno e Niso, di ferite. Nella perfetta simmetria che usa Dante in tutte le sue manifestazioni, anche qui abbiamo degli eroi che precederanno la nascita dell'Italia. Due eroi di parte troiana, Eurialo e Niso, e due eroi di parte avversa, Camilla e Turno. Questo veltro la lupa caccerà da ogni luogo fino a quando non l'avrà riportata nell'inferno, nel luogo da cui il primo invidioso, anche questa è una perifrasi per indicare Lucifero, che fa da contraltare al primo amore, che sarebbe Dio Padre. L'aveva fatta uscire per corrompere il mondo. Versi 112-136. A questo punto Virgilio spiega a Dante che l'unica sua via di salvezza è costituita da un viaggio attraverso l'inferno e il purgatorio, e si offre di fargli da guida. Se poi Dante vorrà proseguire salendo nel regno dei beati, allora egli lo affiderà ad un'anima più degna, non essendo concessa a lui, pagano, l'entrata nel regno dei cieli. Dante accetta la proposta, dichiarandosi pronto a seguirlo attraverso i regni dell'oltretomba, e i due poeti si incamminano. Ond'io per lo tuo me penso e discerno che tu mi segui e io sarò tua guida e trarrotti di qui per loco eterno, ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti che alla seconda morte ciascun grida, e vederai color che sono contenti nel fuoco perché speran di venire quando che sia alle beate genti, alle qual poi, se tu vorrai salire, anima fia a ciò più di me degna, con lei ti lascerò nel mio partire, che quello imperador che lassù regna, per chi fu ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si venga. In tutte parti impera e quivi regge, quivi è la sua città e l'alto seggio, felice colui cu ivi elegge. E io a lui, poeta, io ti richeggio per quello Dio che tu non conoscesti, a ciò ch'io fugga questo male e peggio, che tu mi meni là dov'or dicesti, sì ch'io veggia la porta di San Pietro e color cui tu fai cotanto mesti. Allor si mosse e io li tenni dietro. Di conseguenza, io nel tuo interesse penso e ritengo opportuno che tu mi segua, e io ti farò da guida e ti porterò via da qui attraverso un luogo eterno, l'inferno, dove udrai le grida disperate, i dannati, vedrai le anime addolorate degli spiriti che vi dimorano dai tempi antichi, ognuno dei quali invoca la seconda morte. E qui per seconda morte si vuole intendere il giorno del giudizio universale, quando tutte le anime saranno chiamate appunto a giudizio. È un'espressione che Dante ricava dal Cantico delle Creature di San Francesco. E vedrai quelli che sono contenti di essere puniti nel fuoco. Sono le anime dei lussuriosi del Purgatorio, le uniche punite con il fuoco, che quindi viene usato per il Purgatorio in senso generale. Perché sono certi? La speranza nel Purgatorio è certezza di giungere alla beatitudine. Il Purgatorio nasce e vive sulla speranza di raggiungere, quando arriverà il momento, le anime beate del Paradiso, alle quali, se poi tu vorrai ascendere,
Ci sarà un'anima, Beatrice, più degna di me di guidarti, con la quale io ti lascerò quando dovrò partire. Perché quell'imperatore che regna lassù, Dio, essendo stato io non sottomesso alla sua legge, cioè vissuto prima di Cristo, quindi pagano, non vuole che si giunga nel suo regno con la mia guida. Egli domina su tutto l'universo e qui si trova il suo regno. Qui vi è la sua sede e il suo trono sublime. Felice colui al quale egli concede di salire lassù. Ed io risposi a lui, poeta, io ti richiedo in nome di quel Dio che tu non hai conosciuto, affinché io possa sottrarmi a questo pericolo attuale, il pericolo delle fiere, e a quello anche peggiore della dannazione, che tu mi conduca là dove mi hai detto ora, così che io possa vedere la porta di San Pietro, che è la porta del purgatorio, e coloro che tu descrivi così afflitti. Allora quello si mosse e io lo seguii.